In un periodo caratterizzato da cupi ristagni economici, una nota degna di sorriso è rappresentata dal settore agroalimentare ed in particolare dal nostro vino, che almeno nell'export continua il suo trend in ascesa, rimanendo uno dei pochi fiori all'occhiello dei comparti produttivi italiani con un più 7% nell'ultimo trimestre 2013 rispetto al 2012. Le nostre produzioni vitivinicole continuano così la loro corsa verso il mercato straniero, compensando il calo dei consumi registrato nel paese a causa della crisi e spingendo per questo specifico settore gli analisti a prospettare per l'attuale 2014 un trend in continua crescita di 1 o addirittura 2 punti percentuali in più. A creare questa particolare favorevole situazione per il posizionamento del vino italiano sui mercati internazionali hanno contribuito i cambiamenti socio-economici avvenuti in molti paesi extra Unione Europea e che, impattando positivamente su una diversificazione dei consumi alimentari interni, hanno creato nuovi scenari per il settore agroalimentare, di cui ha approfittato prontamente anche il nostro paese. Con un trend in costante ascesa, in particolare nazioni come Russia e Cina guidano sin dal 2000 la lista dei principali top consumer di vino italiano. Tra i più apprezzati all'estero, in testa troviamo il Prosecco, ma sono molti i nettari particolarmente amati oltre Alpe, fra cui il Chianti, soprattutto negli USA, e poi il Barolo o il Pinot Grigio, solo per citarne alcuni. Un successo reso certamente possibile dalla capacità italiana di unire tecniche dalla tradizione millenaria con gli strumenti tecnologici più adeguati e le migliori strategie di marketing applicate al brand, come ci testimonia Francesco Liantonio, uno dei più grandi imbottigliatori della Puglia di vino prodotto nelle proprie terre, a cui abbiamo chiesto un resoconto su quest'ultimo anno di produzione. Intanto vorrei chiarire imbottigliatore delle nostre produzioni, perché noi siamo produttori agricoli, a me piace definirmi contadino. È importante questa definizione perché tutto nasce dalla campagna con i nostri circa 500 ettari di vigneto che sono presenti nel parco rurale dell'Alta Murgia. Detto questo, incrementare la produzione no, abbiamo già raggiunto il livello ottimale produttivo, a noi interessa qualificare sempre di più la produzione e soprattutto servire ed offrire al consumatore un servizio sempre più aggiornato, sempre più importante, sempre più a garanzia del consumatore stesso. Quindi più qualità che quantità, qualità apprezzata dove? Più in Italia o all'estero? E, ahimè, devo dire il mercato estero è il mercato trainante per noi in questo momento, con circa il 70% della produzione che va all'estero, con il mercato italiano che soffre di tante problematiche che un po' tutti noi conosciamo e che purtroppo stenta ancora oggi a decollare e a mantenere i ritmi di qualche anno fa. Ma è solo una questione di crisi economica o di mentalità? È una questione di crisi, ma io dico anche di mentalità. Noi in quanto paese produttore di vino spesso ci culliamo e ci adagiamo sul fatto di essere produttori. Tutto questo ha fatto sì, io lo denuncio spesso, ci sono stati ricarichi eccessivi sulla produzione del vino per l'immagine che si crea e quant'altro, portando spesso il vino fuori mercato, fuori dalla portata, dalla tasca dei consumatori. E questo non è giusto, perché invece il vino dovrebbe essere quell'elemento trainante della nostra economia e quindi dovremmo essere tutti attenti a cercare di produrre produzione di altissima qualità con un giusto rapporto qualità-prezzo, affinché in un paese produttore come l'Italia, la prima bevanda in assoluto sulla tavola di un consumatore italiano dovrebbe, deve essere necessariamente il vino. Questo è il nuovo credo degli enologi? Questo è il nuovo credo delle enologi, intanto è il mio credo più che delle enologi, quindi faccio mia questa battuta, ma ci credo fortemente. Consideri che noi rappresentiamo qui in Puglia una delle aziende più premiate, e comunque un premio a cui ci tengo tanto, che mi piace un po' raccontare, è l'azienda con miglior rapporto qualità-prezzo. Bisogna essere bravi a produrre qualità ma anche al giusto prezzo, affinché veramente il vino possa essere consumato sulla tavola dei consumatori e così fare in modo che anche l'Italia non perda colpi sul mercato.